Fedele Criscuolo, come al solito questo United Aprilia è un po' diesel, ci avete messo un po' a prendere le misure all'R11, poi insomma abbastanza in scioltezza nel secondo tempo. Sì, insomma veniamo da una settimana un po' difficile, però comunque siamo una grande squadra, piano piano ci siamo messi con la testa e abbiamo fatto il nostro dovere come tutti i sabati, insomma. Abbiamo giocato e abbiamo vinto la partita facilmente. Al di là dell'avversario, questa vittoria vi serviva anche un po' per, non dico per dimenticare, ma per comunque per archiviare la sconfitta di Pomezia. Serve per i tre punti successivi per andare a vincere il campionato. Punto. Sconfitta, cioè una partita, è stata una partita sabato scorso che valeva tre punti, l'abbiamo persa e oggi abbiamo ricominciato, come penso che dobbiamo fare, insomma, per arrivare al nostro obiettivo di fine anno. Secondo te qual è stata la chiave di quest'oggi, di questa vittoria? Avere avuto pazienza? Abbiamo avuto pazienza, abbiamo ripreso un po' la testa dopo qualche svarione, abbiamo giocato come sempre e poi le cose vengono come devono venire, insomma. Matteo Viglianti, un primo tempo piuttosto discreto, a parte quel finale dove insomma lo United ha affondato, poi vabbè, la caratura superiore è venuta fuori. No, lo sapevamo, poi noi avevamo oggi, siamo venuti con la rosa molto ristretta, avevamo solo tre cambi a disposizione, di cui un ragazzo preso proprio all'ultimo per problemi di lavoro non è potuto venire. E niente, abbiamo fatto il possibile, i primi 20 minuti penso abbiamo giocato un buon primo tempo. Poi la loro caratura è venuta fuori, cioè da Valente a Trobbiani, sono buoni giocatori per la categoria, anzi ottimi direi, magari averceli. Però dei miei non li posso rimproverare niente, se non alcuni errori in fase difensiva che purtroppo questo è. Che cosa ti porti dietro comunque da questa trasferta dopo il positivissimo pareggio contro lo Scalo? Che i ragazzi devono credere in più in se stessi, devono credere molto in se stessi, perché loro appena prendono un gol si demoralizzano. Questa è la pecca che ci portiamo molto primo dalla prima giornata. Purtroppo mancano in fiducia, io penso che una vittoria a loro ci vorrebbe, se che se la meritano per l'impegno che ci mettono durante l'allenamento e tutto quanto. Purtroppo oggi avevamo 5 giocatori fuori, di cui il titolare Maggiarra il centrale, purtroppo noi facciamo necessità virtù, quello è, niente. E guardiamo avanti, mo abbiamo due partite che con PR e Rocca Massima che dove dobbiamo fare per forza punti perché ce li meritiamo.